Nuovo episodio su Silent Hill 2 Remake. Allora, eravamo arrivati proprio qua, vicino alla stanza del direttore. Abbiamo la chiave. Ok, cioè, non la stanza, il ripostiglio del direttore. C'è qualcosa? Oddio. Ok, cos'è? Ah, il tasto della cassaforte, ok. Mi ricordo di questa cosa. Era di qua. Eh sì. Era di qua, ok. Però scusatemi. Forse... Ah, 924571. 924571. Allora, penso che sia un discorso di 9. Allora, un attimo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si può? Ok. Quindi era 92 4571. Quindi 9, 2, 4, 5, 7, 1? No. Allora dov'è che devo guardare per questa cosa qui? Forse questa... Però scusatemi. Cioè... Ah. 9-2? No, però. Ah no, qui devo fare i. Sì, vabbè, ho visto adesso che c'è questa cosa. Ma sono veramente un rincoglionito comunque. Però scusate, la coda per forza deve stare qua. Quindi. No. Una... Ok. Meraviglioso. E adesso cos'è che si sblocca? Ah, sono i simboli, secondo me, questi da mettere là. Faccio uno screenshot perché... Non si sa mai. Comunque, mi avete detto, cioè mi avete detto, mi hanno detto che si può con il tasto direzionale in alto aprire la mappa. Io non lo sapevo. Onestamente non lo sapevo. Quindi, a parte che mi viene fuori così. Quindi ora l'ho scoperto, grazie a una persona. Grazie a una persona gentilissima. E allora, quindi scusatemi, faccio prima a far così. Ok. Quindi questo. Ma che cosa c'entra? Ma dammi questo. Questo. E 4. Poi c'è questo. Ma non sarà mai questo, secondo me. Ma sono un coglione comunque. Secondo voi? Ce lo dico a me stesso. Perché 924571? Domanda, eh. Quindi, ricapitolando, 9 è questo qua. 9. Poi 92 2 è questo qui. Ok. Quattro. 5. Quattro. 5. 7, 1. Quindi immagino che sia 7, 1. Eccolo lì.
7-1 è questo qui. Giusto? Fa vedere un attimo. Il 7 è quello e l'1 è questo qui. Ok. Cos'è? Chiave del tetto. Oh, una cosa buona, finalmente l'abbiamo trovata. Poi leggiamo un attimo. Le loro immagini erano diventate sfocate. Si erano fuse tra loro. Non riuscivo più a capire. Non credo di poterlo fare, ma forse tu puoi. Con questo andrai dove devi essere, anche se forse non nel modo in cui vorresti. E proverai sicuramente dolore. È inevitabile. Beh, sembra una cosa molto simpatica. Ragazzi, ma io salvo. Ma io salvo. Cioè, dopo questa cosa complessa, io salvo. Ci ho messo una vita. Mi sembra anche giusto salvare. Allora, per andare all'ascensore. Noi siamo di qua. L'ascensore. Il quadrato è l'ascensore, vero? Anche se andando a sinistra, a destra. Sì, forse conviene andare a sinistra. Credo, eh. Io faccio finta di niente. Vado avanti. Nessuno mi fermerà. Nessuno mi fermerà. No, raga, mi sono perso. Ok. Sono un genio. Sono un genio. No. Dove si andava sul tetto? Di qua? Eh sì, eh. Ora mi è comodo comunque usare la mappa in questo modo, eh. Prima non lo era per niente proprio. Ma per niente. Cioè, scomodissimo era. Vamos! Chiave del tetto. Buonasera. C'è qualcuno sul tetto? Che domande. Sicuramente ci sarà qualcuno. Sicuro. Manco forse. Prendiamo le munizioni, va. E pulci la pompa che ci fanno comodo. Perché mi sta laggando così tanto? Dove siamo? 9 maggio, piove, ho passato tutto il giorno a guardare fuori dalla finestra. Qui è tranquillo, non c'è niente da fare. Ma non mi permettono comunque di uscire. 10 maggio, piove ancora, ho parlato un po' con il dottore. Mi avrebbero salvato se non avessi avuto una famiglia da sfamare. So di essere una persona debole e patetica, non tutti possono essere forti. 11 maggio, ancora pioggia. Oggi non mi sento molto bene a causa delle medicine. Se sto bene solo quando sono sotto effetto di droghe, allora chi sono davvero? 12 maggio, piove come sempre. Insomma, piove sempre. Appunto. Non voglio più causare problemi a nessuno, ma so di essere d'impiccio. È davvero così un peccato scappare invece di combattere? Alcuni direbbero di sì, ma loro non devono vivere nei miei panni. Forse da egoisti, ma è ciò che voglio. È dura vivere così, fin troppo dura. 13 maggio. Oggi è venuto il dottore. Ha detto che presto sarà dimesso, che è ora di tornare a casa. Dovrei essere felice. Ma ho paura, così tanta paura. Mi sento come se stesse per succedere qualcosa. Come l'ultima boccata d'aria prima di una lunga caduta. Ma dentro di me so che è troppo tardi per tornare indietro. Non mi convince. Porca miseria, Pyramid Head, così a vuoto. Quindi mi ha buttato giù. E dove siamo? Preso una bella botta. Sì, ma c'era un'altra parte da esplorare, se non ricordo male. Io volevo esplorarla, rega.
Cioè, ci tenevo tanto. Dove siamo? Dove mi trovo? Ah, dall'altra parte, dove c'era Laura. Visto, il piramidai ci ha fatto un favore, in un qualche modo. Chi è che sta canticchiando, raga? Non penso sia Laura. Non credo, almeno. Poi non lo so, eh. Ah, ora possiamo aprire la scorciatoia. Ok. Sì, qua era chiusa una volta. Oh, una siringa, come siete gentili. Pure una cura. Ma non è che ci sia qualche boss fight a questo punto? Pure le munizioni. Che è Natale, praticamente. È arrivato Babbo Natale, è arrivato, va. Ma questa è una stanza di isolamento, praticamente. Sì. Deve essere tremendo. Non vorrei mai provare una roba così. Qua c'è del sangue. Ok, qui qualcuno c'è stato. Allora, uscita. Che cavolo è che sta cantando? Ah, è Laura. La bambina simpatica. Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. Laura. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? I won't, please just. I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. From Mary. What? I hid it. In there. Non mi convince. You sure this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you rat! In your dreams, fart face. Laura, please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face!
Mai fidarsi dei bambini, mai. Mai, mai, mai. Cosa devo fare, ragazzi? Che diavolo? Aspetta un secondo. Ah, vedi mo. Però non so come fare ad abbatterlo. No, non l'ho colpito. Che cavolo è? No, ma che cos'è? Come si fa? Non volevo spaccare tutte le munizioni della fucile a pompa. Non sto capendo sta boss fight, raga. Come funziona sta cosa? No, io non voglio usare il fucile a pompa qui, dai, vabbè che però c'è anche la D che è più facile mirare. Ma che cazzo era lei, raga? Ma quasi battuta in teoria? Ma che cazzo era? Che devo scappare, basta. No, è chiusa, porca. Ok, ok. In teoria l'ho battuta. Ma che è sta questa cosa? Non si è capito. Sembra una cosa che non dirò, onestamente parlando. Però.
Però allora Incubi a gogo il trofeo. Beh sì, palese. 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 Maledetta bambina. Maledetta Laura. Maledetta. Maledetta. Io non volevo, non ti avrei mai creduto io fosse stato in James. Ma vabbè, James è un po' particolare, lo sappiamo. Si è messi malissimo. Ma la domanda è dove siamo? Dove diavolo siamo finiti? Paziente numero 3141, designazione 298.9, stanza numero non si sa. Sintomi iniziali, iperfocalizzazione, diagnosi attuale, potrebbe guarire. Vabbè, raccomandazioni, non fermarsi di fronte a nulla. Non si torna più indietro. Wow. Ma sta parte l'avevamo già fatta, però in un posto che era lo stesso, ma era fatto in maniera diversa. O ricordo male io? Ma che cazzarola sta succedendo? Vabbè, io intanto salvo perché voglio essere tranquillo. E va bene così, eh? Va bene così. Allora io penso che di qua non si possa andare. Cioè, è l'ospedale, però diverso. Qua è chiuso. Cos'è sta cosa qui? Inventario, mi manca un tasto. Siamo al terzo piano, ora andremo al secondo. O stiamo salendo, in realtà? Ho un dubbio. Ho un piccolo dubbio, onestamente. Primo piano. Eravamo al primo allora, prima. Eh sì, per forza. Ma un po' leggermente cambiato. Ma che cavolo. Ammazza. Ma servono per caso un po' di cose? Ma leggermente. Sento rumori bruttissimi. Intanto qua si poteva salvare, mi sa. Mo ci sono salvataggi in ogni cosa praticamente, cioè in ogni punto, è una roba assurda. Ma domanda, di qua cosa c'è? Sono altre cose? Mamma mia. Sta parte è ansia pura. Beh,
Beh, è questo? Ah no, dobbiamo per forza andare di qua. Oh santo cielo benedetto. Ma che... Raga, ma dove cavolo siamo? Grazie. Il trucco è andare così, senza pensare. Se non pensi non puoi aver paura, no? Un altro ricordo. Ok. Ah, sblocchiamo la porta. Ok, va bene. Perfetto. È un casino. Cioè, incasinato è un complimento per questo posto, eh. Mi sono preso un infarto. Andiamo, va. Medicinali, cioè pillole. Oddio. È un anno che mi osservano. Il numero delle pillole nel lavandino. E l'ora nella quale l'orologio rintocca. Tutto mi fa contare le volte in cui la luce si spegne. Guardalo spegnersi. Quindi? Di qua dove ero prima? Non posso... Ma dove sono spariti i nemici, ragazzi? Ah... Allora, quante erano le pillole del lavandino? Non mi ricordo mica io. Scusatemi, eh. Io sto andando così a cavolo perché... 5. Perché ho paura. Mi sto cagando addosso. Onestamente, eh. 5. Cosa ho combinato, ragazzi? Cosa ho combinato? Ma perché? Ma che cazzo? No, 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 no. Mi dissocio. Ma quanti cazzo era da solo? No, no, no. No, 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 ma sono troppi! Sono troppi! Oh! Vabbè, senti, No, 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 no.
cazzo? Ah, era questo il discorso. Quindi mo qua è successo qualcosa o... o niente? Nulla. Solo rumori storti. Solo. Tra parentesi poi. Per qui c'eravamo già stati, no? Mi sembrava di sì. Ma da dove scappo io? Dov'è la scappatoia da questo posto? Non posso far nulla. Vabbè, sicuro che è successo qualcosa. Ah. Scusate. Sono un po' rincoglionito in questo momento. Allora, dobbiamo andare di là e di qua. Ma si è staccato qualcosa? No. Io ragazzi intanto salvo. Intanto salvo. E chiudo qua il video perché wow, bello pesante. Anche se c'è un punto interrogativo in quella stanza. Poi ci guardiamo perché c'è qualcosa che ci manca secondo me. C'è qualcosa che ci manca, sì. Proprio in quella stanza lì mi sa tra l'altro. Quella dove c'è le pillole. Nel caso fatemi sapere nei commenti cosa potrebbe essere, io vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!